Non ha occultato i ricavi milionari della Misericordia al fisco, né ha omesso di versare l'IVA. L'ex governatore della Misericordia, Leonardo Sacco, difeso dall'avvocato Francesco Verri, è stato assolto perché il fatto non sussiste dal tribunale di Crotone, giudice Vincenzo Corvino. Nessuna irregolarità ha contraddistinto quindi la gestione fiscale dell'ente che si occupava del centro di accoglienza per migranti di Isola Capo Rizzuto. Al contrario, l'avvocato Verri ha dimostrato che l'associazione non era affatto tenuta a inserire nelle dichiarazioni quei compensi derivanti dalla convenzione con il Ministero dell'Interno e che l'ente non fatturava con IVA, con la conseguenza che non poteva e doveva versarla. Prima di questa assoluzione ne era arrivata anche un'altra dal giudice Cordasco, perché il fatto non costituisce reato. Ho sempre ritenuto che questo processo non potesse avere altro epilogo, ha dichiarato l'avvocato Verri, impegnato anche nella difesa di Sacco nell'appello bis di Giogni. In quel caso la Cassazione ha assolto Sacco e ha rimandato gli atti a Catanzaro perché la Corte d'Appello si occupi di nuovo del reato di associazione mafiosa contestato a Sacco.